riprendiamo quindi con questa verifica. Allora, dal punto di vista dimensionale, osserviamo che la mu, anzi facciamo una cosa, se forse è il caso che prima di procedere facciamo un po' di pulizia sulla lavagna, altrimenti diventa tutto troppo confusionario. Ovviamente la velocità è una lunghezza diviso un tempo, la y è una lunghezza, per quanto riguarda la densità è una massa su un volume, quindi m per l è la meno 3. Ora, per quanto riguarda la mu, vi ricordo che questa è una pressione, quindi sono newton su metro quadro, cioè chilogrammo per metro secondo quadrato, e questi sono newton diviso metro quadro, quindi è una massa per una lunghezza alla meno 1 per un tempo alla meno 2. Infine, questo non è il mu, ho scritto mu, ma in realtà è tau. Tau ha le dimensioni di una pressione, no? Perché è uno sforzo. Allora faccio prima sostituire mu con tau, mentre mu è pascal per secondo, quindi in effetti è una pressione per un tempo. Allora, da quanto abbiamo scritto sopra, possiamo scrivere semplicemente che una massa per una lunghezza alla meno 1 per un tempo alla meno 1, perché abbiamo tempo alla meno 2 per tempo, quindi tempo alla meno 1. Quindi queste sono le dimensioni delle grandezze fisiche che stiamo analizzando. Di conseguenza possiamo scrivere che mu alla A per ρ alla B, tau wall alla C, dimensionalmente, è pari a m alla A, L alla meno A, T alla meno A, e questo è mu alla A. Per ρ alla B, quindi m alla b, l alla meno 3b, e questo è ρ alla b, tau wall alla c, quindi m alla c, l alla meno c, t alla meno 2c, e questo è tau wall alla c. Il tutto è quindi uguale a una massa che moltiplica elevato a a più b più c per una lunghezza alla meno a meno 3b meno c per un tempo alla meno a meno 2c. Ok, questa relazione conviene conservarcela perché la utilizzeremo anche dopo. Adesso la verifica che stiamo cercando di fare è che queste tre grandezze fisiche siano effettivamente dimensionalmente indipendenti tra loro. Questo significa che l'unica combinazione di A, B e C, in questo caso, possibile per poter rendere questo numero dimensionalmente numero puro, è A uguale a 0, B uguale a 0, C uguale a 0. Vediamo se questo è vero. A più B più C uguale a 0, meno A meno 3B meno C uguale 0, meno a meno 2c uguale 0. Se l'unica possibile soluzione di questo sistema, ripeto, è a più b più c, a uguale b uguale c uguale 0, allora sono dimensionalmente omogenei. Allora, sommando la prima e la seconda equazione, ottengo che, sommando queste due, ottengo sostanzialmente che b meno 3b uguale 0, di conseguenza b uguale 0. Da qui ottengo che
A uguale a meno 2C, sostituendola nella seconda ottengo che anche A uguale 0 e quindi da qui che anche C uguale 0. Effettivamente l'unica soluzione possibile è questa. B uguale 0, A uguale 0, C uguale 0, il che ci conferma che queste tre grandezze che abbiamo scelto sono dimensionalmente indipendenti tra loro. A questo punto possiamo procedere con la nostra analisi dimensionale e vogliamo scegliere A, B e C in modo da rendere il primo membro adimensionale. Questo significa che dimensionalmente mu alla A, rho alla B, tau uguale alla C dovrà essere uguale a una lunghezza per un tempo alla meno 1. Quindi questo significa che il sistema da risolvere è A più B più C uguale 0, mentre meno A meno 3B meno C, questa è la lunghezza, quindi deve essere pari a 1, e infine meno A meno 3C uguale a meno 1. Allora, anche qui per la risoluzione di questo sistema posso sommare la prima e la seconda equazione ottenendo B meno 3B uguale 1, di conseguenza B uguale a meno un mezzo, a questo punto da qui, dall'ultima ricavo che A è uguale a 1 meno 2C sostituita nella seconda ottengo meno 1 più 2C meno 3B, quindi meno 3 per meno un mezzo, meno C uguale 1. Allora da qui otteniamo, quindi dalla seconda otteniamo che 2C meno C fa C è uguale a 1, meno 1 va dall'altra parte fa quindi più 1, 2, facciamolo direttamente così vediamo confusione. Allora, quindi abbiamo C uguale 1, porto il meno 1 dall'altra parte più 1, questo è meno per meno fa più dall'altra parte fa meno 3 mezzi, quindi 2 meno 3 mezzi, quindi è 4 mezzi meno 3 mezzi fa 1 mezzo. E questo è C. Infine A da qui è uguale a 1 meno 2 per un mezzo uguale a 0. Quindi la soluzione, alla fine la scrivo qua, è A uguale a 0, B uguale meno un mezzo e C uguale un mezzo. Andando a sostituire il tutto al primo membro ottengo che U diviso rho alla A, quindi rho alla meno un mezzo per anzi mu alla A mu alla A, quindi alla 0, quindi mu non c'è, rho alla B, rho alla meno un mezzo, per tau wall alla C, alla un mezzo, è uguale a U diviso radice di tau wall su rho. Ebbene, questa quantità di denominatore dimensionalmente è una velocità, e questa velocità, che capiremo meglio più avanti nella lezione di domani, si chiama friction velocity,
E il rapporto tra la velocità media, questa è una U grande, la velocità media, diviso un tau, diviso la friction velocity, definisce la velocità dimensionale che chiamo U plus. Ok? Ok. Allora, a questo punto andiamo a vedere il secondo membro. Quindi scriviamo qua uguale U diviso radice tau V su rho è uguale a U diviso la friction velocity tau uguale a la velocità dimensionalizzata U plus. Proseguiamo. Secondo membro, al posto di A, B e C abbiamo alfa, beta e gamma, ma sostanzialmente la situazione è la medesima. Quindi avremo che mu alla alfa, rho alla beta, tau alla gamma dimensionalmente devono essere una lunghezza che è la dimensione appunto di y. Il sistema da risolvere sarà quindi alfa più beta più gamma uguale 0. Sì, perché è l'esponente di m. Dopodiché abbiamo meno alfa meno 3 beta meno gamma deve essere pari a 1 e infine meno alfa meno 2 gamma deve essere pari a 0. Allora anche qui 1, 2 e 3, sommando la prima con la seconda in modo perfettamente analogo a quanto abbiamo fatto prima, otteniamo che beta è uguale a meno 1/2, giusto? Perché abbiamo beta meno 3 beta uguale 1. Dopodiché da qui abbiamo, dalla terza abbiamo che alfa uguale a meno 2 gamma, quindi dalla seconda 2 gamma meno 3 per meno 1/2 meno gamma uguale 1. Quindi da qui otteniamo che gamma uguale 1 meno 3/2, quindi meno 1/2, e infine alfa uguale a meno 2 per meno 1/2, quindi uguale a meno 2. Quindi questa è la soluzione. Gamma meno 1/2, alfa meno 1, beta meno 1/2. Allora il rapporto y diviso quella quantità e y diviso mu per rho alla meno 1/2 per tau wall alla meno 1/2. Questo lo posso scrivere come y diviso mu, alfa fa meno 1, quindi è mu alla meno 1, quindi alfa è 1, sì, perché ho scritto meno, ho sbagliato. Abbiamo mu, va bene, quindi è y diviso mu, questo rho posso scrivere rho alla meno 1, anzi vediamo un po', rho alla 1/2, sì, rho alla meno 1 per rho alla 1/2 che fa rho alla meno 1/2, giusto, tau wall alla meno 1/2. Il tutto posso riscriverlo come questo rho alla meno 1 lo porto sopra,
quindi y per rho diviso mu, e qui abbiamo la radice di rho su tau wall, che praticamente è l'inverso della friction velocity, quindi il tutto è pari a u tau rho y diviso mu, e questo raggruppamento adimensionale lo chiamo y plus. Adesso vedete che la y plus assomiglia effettivamente, almeno formalmente, al numero di Reynolds. In ogni caso, la y plus è la distanza dalla superficie adimensionalizzata secondo questo raggruppamento adimensionale che abbiamo tirato fuori dall'analisi dimensionale. Ma la conclusione in questo momento è la seguente. Ricordate che siamo partiti dalla zona vicina alla parete e quindi abbiamo scritto questa relazione? Ebbene, facendo l'analisi dimensionale, ciò che abbiamo trovato è che in questa zona mi aspetto un legame funzionale del tipo U plus è una funzione di Y plus. Quindi nella zona vicino alla parete, dove la viscosità ha un peso, mi aspetto un legame funzionale tra la velocità dimensionalizzata U plus e la distanza dalla parete dimensionalizzata Y plus. Va bene? Che cosa succede quando invece mi allontano dalla parete? Attenzione, siamo sempre nella zona dello strato limite sulla strapiana, turbolenta. Quindi vicino alla parete io mi aspetto di trovare il sottostrato laminare e il buffer layer sostanzialmente. Quando mi allontano dalla parete ho effettivamente un cambiamento fisico del problema a una distanza che è quella del buffer layer o superiore, cioè una distanza in cui le forze di inerzia iniziano a diventare importanti rispetto alle forze viscose. Ok? Quindi in questa situazione vediamo che cosa aspettarsi da un'analisi dimensionale. Quindi mi sposto da una certa distanza, che intuitivamente potrebbe essere questa, fino a il bordo esterno dello strato limite. Finora sono andato da vicino alla parete fino a più o meno questa zona qui, dove mi aspetto un legame del tipo U plus funzione di Y plus. Da qui in poi, dove la viscosità è meno pesante, quindi io dico lontano tra virgolette dalla parete, in questa zona mi aspetto che U sia funzione di Y non più di mu ma di delta, cioè dello spessore dello strato limite, ovviamente di rho e di tau W. Anche qui ovviamente possiamo utilizzare il teorema di Buckingham, scegliendo come terna di riferimento di proprietà fisiche dimensionalmente indipendenti delta alla A, rho alla B, tau wall alla C, e questo sarà una funzione di Y diviso delta alla alfa, rho alla beta, tau wall alla gamma. Allora, se riapplicate il teorema di Buckingham in questo caso, troverete, non rifacciamo i passaggi perché avete capito come si fa, no? Troverete che U su U tau è una funzione di Y su delta. E in generale, in letteratura, troverete che questo primo membro di solito è espresso come difetto di velocità, cioè
velocità massima meno la velocità diviso tau è una funzione di y su delta. Quindi in questa zona la y è una dimensionalizzata rispetto allo spessore dello strato limite e la velocità espressa come difetto di velocità o massimo o meno, chiaramente o massimo dove ce l'ho, in corrispondenza del bordo dello strato limite dove la velocità diventa la u indisturbata. E quindi a mano che mi avvicino al bordo dello strato limite, cioè a mano che y si avvicina a delta, questa differenza qui tenderà a zero. Bene. Adesso l'analisi dimensionale mi ha permesso di capire che esistono questi legami funzionali, cioè questi raggruppamenti adimensionali, e ha altresì semplificato il problema, perché vedete, per esempio nel primo caso, da quattro variabili indipendenti siamo arrivati a scrivere tutto in funzione di un unico raggruppamento funzionale. Ma cerchiamo di capire quali sono questi legami funzionali. Allora diciamo subito che anche qui, nella zona che è il sottostrato laminare, già che il flusso è ordinato, riusciamo ancora a determinare un legame funzionale analiticamente, ma negli strati superiori, dove evidentemente l'effetto turbolento prevale, il legame funzionale è determinato sulla base di osservazioni sperimentali, va bene? Ovviamente però le osservazioni sperimentali sono guidate da quelle cose che le abbiamo scritto lì, cioè sperimentalmente non vado a fare un numero di rilievi enorme per cercare di trovare tutte le dipendenze funzionali, ma ho capito che devo legare sperimentalmente un plus a y plus oppure un massimo meno u su tau a y su delta, quindi vado a fare degli esperimenti, diciamo così, mirati. Ora, nella zona del sottostrato laminare, che a questo punto, sulla base di rilievi sperimentali, quindi analisi del problema, è relativa a un y plus minore di 5, quindi quando abbiamo un y plus da fino a 5 possiamo dire che siamo nel sottostrato laminare. Chiaramente altre dimensionalizzazioni del problema renderebbero difficile questa distinzione delle zone. In questa zona che cosa succede? Succede che in effetti gli sforzi in parete sono gli sforzi viscosi, e non solo, poiché il flusso è laminare, ovviamente possiamo ritenere che la componente U della velocità sia molto maggiore della componente V della velocità e che la U sia funzione solo della Y. Chiaramente facciamo sempre riferimento allo schema lì in atto. E allora questo significa che tau, che è uguale a mu du su dy, è praticamente il tau wall con buona approssimazione che noi stiamo cercando. Di conseguenza du è uguale a tau wall su mu dy ed è facile integrare ad ottenere che u dy è uguale a tau wall su mu per y più una costante di integrazione, che però è facilmente determinabile, perché noi sappiamo che a mano che ci avviciniamo alla parete la velocità dovrà tendere a zero per le condizioni di aderenza. Quindi se y è uguale a zero, anche la velocità dovrà essere pari a zero, il che ci permette di dire immediatamente che la costante di integrazione C 1 è pari a 0. Bene, allora in questa situazione quindi qual è il legame funzionale? Vediamo. Allora U è uguale a tau wall su mu per Y. Adesso vi faccio osservare che la Y plus, la scriviamo qua, era y per rho per u tau diviso mu, giusto?
Perfetto, quindi questa la posso scrivere come y su mu moltiplico per rho e per u tau e divido per rho e per u tau, quindi rimane tau vuol rho u tau in questo modo. E che cosa ottengo? Ottengo che questo che ho scritto qua è proprio la y plus, quindi è tutto uguale a y plus che moltiplica tau wall, che è radice, scusatemi, tau wall e tau wall è u tau, che è radice di tau wall su rho. Se porto dentro alla radice tau wall e rho, ottengo y plus radice tau wall al quadrato per rho diviso rho al quadrato tau wall, quindi questo evidentemente si semplifica e questo è u tau. Lo divido al primo membro e quindi ottengo che u su u tau, che è uguale a u plus, è uguale anche a y plus. Ed ecco ciò che abbiamo trovato. In questa zona siamo riusciti a trovare un legame funzionale tra u plus e y plus. Allora, questo che cosa significa? Significa che nella zona del sottostrato laminare praticamente c'è un legame lineare tra la velocità dimensionalizzata e la distanza della parete dimensionalizzata, e per questo motivo questa zona viene chiamata anche linear layer, strato lineare. Questa zona qui si estende, abbiamo detto, fino a un y plus pari circa a 5. Tra 5 e 30 c'è il cosiddetto buffer layer, cioè una zona in cui sostanzialmente gli effetti inerziali iniziano a diventare dello stesso ordine di grandezza degli effetti viscosi. Quindi c'è un comportamento che vicino a 5, vicino a questo, vicino a 30 inizia a essere differente. Quindi avremo un linear layer y plus minore di 5, poi un buffer layer y plus tra 5 e 30 e da 30 e 500 avremo un log low layer. Tutti e tre questi strati sono strati, come dire, vicino alla parete. Quando ci allontaniamo dalla parete, quindi questi strati sono tutti basati su un legame U plus, funzione di y plus. Dopodiché abbiamo la regione esterna, il cosiddetto outer layer, per y plus maggiore di 500, che invece obbedisce a un legame del tipo u max meno u su u tau, è una funzione di y su z. Sulla base di osservazioni sperimentali, nel caso di buffer layer,
scusatemi, nel caso di log low layer facciamo così. In questo caso qua faccio una freccia senza che lo riscrivo. Il legame U plus Y plus è del tipo 1 su K, dove K è una costante, per il logaritmo di Y plus più una costante B. Ecco perché si chiama log low layer. Quindi è ben descritto da una relazione di questo tipo. Queste costanti hanno un valore che onestamente in questo momento non ricordo, B mi sembra sia 5.5, K non ricordo se era 0.4 o qualcosa del genere, ma potrei sbagliarmi perché non le ricordo in questo momento. Mentre questa zona qui, l'outer layer, è descritta da una relazione U max meno U su U tau è una funzione, è 1 su K per il logaritmo di Y su delta più A. Allora, tutto questo, queste relazioni qui trovano un riscontro sperimentale. Infatti ora vi faccio vedere come i punti sperimentali si collocano. Allora, se andiamo a rappresentare il tutto su un piano logaritmo di Y plus U plus, avremo la zona lineare, sarà fatta in questo modo, la zona log low sarà fatta in questo modo, qualitativamente. Le osservazioni sperimentali fanno vedere che i punti sperimentali si collocano benissimo su questa curva qui, che è U plus uguale Y plus, fino evidentemente a Y plus circa 5, dopodiché iniziano in qualche modo a distaccarsi per portarsi invece sulla curva che su questo piano è descritta dalla legge del logaritmo. È chiaro che qui siamo nel sottostrato laminare, linear sublayer, qua siamo nel buffer layer e poi nella zona del log low. Quindi i rilievi sperimentali in effetti mostrano che nel caso di flusso sull'astra piana queste relazioni ben descrivono il profilo di velocità nello strato limite. Bene. Siamo però adesso, e concludo, nella fase di osservazione di ciò che avviene in un caso semplice, che è quello di flusso sull'astra piana, e in questa fase di osservazione abbiamo scoperto che è molto importante far riferimento a questa distanza dalla parete a dimensionalizzare, che abbiamo chiamato Y plus, che ovviamente è descritta in funzione della friction velocity, questa U tau, che sulla quale ancora non abbiamo speso più di tante parole, perché se voglio sperare, per esempio, numericamente di rappresentare questo profilo di velocità, io posso sapere, in base alle proprietà del fluido, quindi rho, mu, in base alla velocità, in base alla distanza della parete, se mi trovo nella zona del linear sublayer, del buffer layer o del log low. Ho visto in maniera diversa il problema. Posso sapere qual è lo straterello linear sublayer in corrispondenza del quale mi aspetto un gradiente enorme e voglio capire se sono in grado di poter rappresentare questo gradiente, perché magari nel caso di numeri di Reynolds molto elevati questo linear sublayer è talmente sottile che numericamente non riesco a rappresentarlo. Vi dico questo perché i modelli di turbolenza
sono, come vedremo poi nella prossima lezione, utilizzano in effetti in prossimità della parete delle funzioni di parete, cioè analiticamente portano il profilo di velocità dal valore calcolato fino alla parete utilizzando leggi di questo tipo, analitiche, e però prescrivono, tra virgolette, che l'utente abbia una griglia adatta, cioè il primo nodo deve ricadere in corrispondenza di un y plus non superiore, per esempio, a 500, 100, dipende dal modello in questione. Allora, la vostra conoscenza di questa fenomenologia fisica del significato dell'y plus e dell'u plus è fondamentale per utilizzare poi correttamente i modelli di turbolenza che si utilizzano in ambito industriale. Capite cosa intendo dire? Beh, la prossima lezione cercheremo di vedere la sintesi, cioè quali sono i modelli numerici, che, o meglio matematici, non numerici, che permettono di descrivere questo campo di moto medio. Va bene? Per oggi abbiamo finito, ci vediamo domani. Grazie.